Vorrei riascoltare con voi due versetti del Salmo 74. Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque, tu hai frantumato le teste di Leviatan, lo hai dato in pasto a un branco di belve. Qui mi trovo di fronte al mare, ai draghi sulle acque, al Leviatan, alle belve. Sono tutte immagini del male che è presente nel cuore di ogni uomo ed è presente nel vissuto del mondo. E mi chiedo, tutto questo male, non i simboli che sono appunto il mare, i draghi, le Leviatan, le belve, non i simboli, ma la realtà concreta del male, quale spazio ha nella mia quotidiana preghiera di intercessione? Sì, presento al Signore i miei problemi, le mie fatiche, le mie difficoltà, ma la realtà del male è una realtà molto più vasta, molto più complessa, molto più inquietante. E allora questa realtà del male, fin dove entra dentro la mia preghiera? È una domanda che non posso sfuggire, ma è una domanda che mi inquieta, perché è davvero... Mi trovo di fronte a un male tale che mi fa in qualche modo dubitare dell'ascolto da parte di Dio. E sì, mi posso impegnare a pregare di fronte a tutto questo male, ma c'è qualcuno che ascolta la mia preghiera? Da questo punto di vista i salmi mi danno la risposta più sicura. Dio non è lontano da noi, non è estraneo dalle nostre vicende quotidiane. Dio è presente, è stato presente nel cammino del popolo di Israele, ma è presente nel cammino di ogni popolo, anzi di ogni persona, anche nel mio cammino. E allora non è il male che mi inquieta e mi soffoca, ma è la vittoria sul male che mi rasserena e mi incoraggia. Questa vittoria è indicata davvero in una maniera molto potente dal Salmo che abbiamo letto, perché si parla di Dio che con la sua potenza, e non dimentichiamolo mai, è la potenza dell'amore, divide il mare, schiaccia le teste dei draghi, frantuma le teste del Leviatan, davvero la vittoria alla fine, ma è una fine che viene anticipata ogni giorno della nostra vita, alla fine la vittoria è del bene, non del male. È la vittoria di Dio che ci pensa, di Dio che ci ama.